Ciao a tutti, sono Matteo Mazzoli, libraio presso la libreria Sapere Ubic di Senigallia. Ci trovate in corso 2 giugno. Per la rassegna The Book Advisor, oggi facciamo un salto indietro di una quarantina buona di anni. Siamo nella Firenze del 1978 per parlare di una storia in cui c'è tutto: l'amicizia, lo sport, il calcio soprattutto, e a Firenze non potrebbe essere diversamente, la musica soprattutto, tanta tanta musica. Il romanzo in questione è quello di Valerio Aiolli, Radio Magia. È un romanzo molto molto bello che racconta la storia di questo gruppo di amici un po' annoiati, un po' stanchi quasi solo di prendere a calcio un pallone in una isola spartitraffico con la palla che finisce a rompere finestrini in qua e in là, che decidono, per la passione comune della musica, di aprire una radio libera, che era una piccola radio in uno scantinato che all'inizio trasmetteva quei pochi dischi che avevano, più che altro rubacchiati dalle dispense dei genitori di ognuno di questi ragazzi. Ma poi piano piano prende piede, questa radio diventa il fulcro di una piccola comunità che si allarga, che unisce, ma che ovviamente, come sempre, sarà funestata da un evento che coinvolgerà i ragazzi e li metterà di fronte a quel momento di passaggio che è, se vogliamo, la perdita dell'innocenza, ma soprattutto il confronto con il mondo degli adulti e le difficoltà che esso porta. È un romanzo veramente splendido perché c'è la musica in ogni pagina, di qualsiasi genere, c'è il calcio, c'è l'amicizia, è veramente un romanzo appassionante, questo Radio Magia di Valerio Aiolli.